Bene, buongiorno a tutti, grazie di aver accettato questo nostro invito all'incontro di stamani che inizia il ciclo di incontri che accompagna, come è consuetudine di Palazzo Blu, la mostra Immagini del Ventennio, che è stata ideata da Daniele Menozzi e curata da Giovanni Cavagnini, per ampliare e approfondire i temi trattati dalla mostra stessa. Mi fa particolarmente piacere che il professor Menozzi abbia invitato per iniziare la professoressa Alessandra Tarquini, che ringrazio per essere con noi, che ha scelto come titolo dell'incontro comprendere il ventennio affrontandolo dal punto di vista della cultura. Il fascismo, insieme al comunismo e nazismo, è uno dei movimenti che in meno di 20 anni ha rivoluzionato la vita dell'Europa e del mondo. Tre rivoluzioni che in modi e misure diversi e molto discussi, discussi gli stessi termini, sono stati definiti modernisti, hanno fondato religioni politiche e stati totalitari. La cultura, insieme alla mentalità e alle ideologie, termini e concetti spesso sovrapposti e confusi, rappresentano però la visione del mondo di un'epoca e la fanno comprendere assai meglio della sola cosiddetta storia avvenimentale. Per cercare di comprendere movimenti che si davano come fine una rivoluzionaria rinnovazio e in particolare anche quel ventennio di vita italiana e ciò che lo ha seguito, l'approccio culturale mi sembra quindi il più opportuno e illuminante. Ringrazio ancora la professoressa Tarquini e prego il professor Menozzi di introdurre l'incontro. Grazie. Eh, grazie, eh, buongiorno e eh, benvenuti. Eh, come ha detto il Presidente Dottor Bracci Torsi, questo ciclo di conferenze accompagna eh, la mostra Immagini eh, dal Ventennio, Pisa e regime fascista 1922-1943. Eh, come sapete questa eh, esposizione è nata dall'acquisizione eh, del Fondo Allegrini. Eh, il fu un fotografo di Pisa eh, che eh, svolgeva in qualche modo eh, la funzione eh, di eh, fotografo ufficiale eh, del periodo, tanto che era ammesso a San Rossore a fotografare i reali. Come vi dicevo appunto, ehm, Palazzo Blu ha acquisito il fondo eh, Allegrini, si tratta di eh, diverse migliaia eh, di eh, foto e eh, da questo eh, archivio che eh, sarebbe opportuno venisse inventariato e messo eh, complessivamente a disposizione degli eh, studiosi, abbiamo eh, intanto eh, tratto eh, circa 200 eh, fotografie eh, che ehm, rappresentano eh, un aspetto eh, significativo eh, di eh, questo fondo e che eh, costituiscono il modo con cui eh, Palazzo Blu ha voluto eh, concorrere. Alle, alla, alle varie eh, iniziative che sono state prese per eh, ricordare il eh, centenario della marcia di Pisa e dell'avvento eh, del eh, fascismo. Eh, dico solamente eh, una piccola cosa come eh, introduzione al, eh, alla conferenza della eh, professoressa eh, Tarquini. Uno dei criteri che ha guidato la scelta di queste 200 fotografie è stato non solo la qualità estetica dell'immagine, che in qualche modo è un criterio ovvio, ma anche la possibilità che quell'immagine restituisse aspetti della vita pisana che erano significativi per la realtà pisana. Ma erano anche eh, significativi perché rinviavano a eh, tendenze eh, complessive eh, del periodo e del regime. Uno degli orientamenti di fondo è stato proprio quello di non eh, limitarsi alla realtà locale, ma di rappresentare la realtà eh, locale in relazione ai processi, ai processi eh, generali. E' stato in, in qualche modo il criterio della rappresentatività delle fotografie. Ora le conferenze, questo breve ciclo di cinque conferenze si inserisce proprio all'interno di questo criterio generale, cioè ehm, l'intenzione è quella di eh, fornire eh, categorie, eh, strumenti eh, che possano eh, aiutare a meglio comprendere quelle immagini. Quelle immagini eh, sono fonti, nessuna fonte eh, parla di per sé eh, va fatta parlare e per farla parlare occorrono appunto eh, delle, eh, de degli strumenti. Ora queste, queste conferenze vorrebbero per l'appunto aiutare a fornire eh, strumenti e categorie eh, per eh, poter meglio eh, capire quelle eh, immagini eh, che eh, sono esposte. Da questo punto di vista eh, credo che sia particolarmente rilevante eh, che il ciclo di conferenze eh, cominci con eh, la relazione della professoressa Alessandra Tarquini che è docente di Storia Contemporanea all'Università La Sapienza di Roma e che è una studiosa del Novecento ed ha particolarmente studiato la cultura fascista. Nel 2011 ha pubblicato per esso il Mulino appunto un libro, un libro importante intitolato Storia della Cultura, della cultura Fascista. Naturalmente ha affrontato anche altri argomenti ed essendo a Pisa mi piace ricordare ovviamente il libro eh, su, eh, su Gentile, che è anche questo un libro particolarmente importante, ha, ha studiato, ha colmato direi un vuoto studio, storiografico su Gentile, che è un personaggio ovviamente studiato, ma appunto il Gentile dei fascisti, cioè Gentiliani ed anti-Gentiliani nel regime eh, fascista introducendo appunto... Eh, la, 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 la dialettica nella, nella, nella presenza eh, del, 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 del filosofo che in qualche modo ha rappresentato l'ideologia del regime. Più recentemente eh, si è occupata di un altro aspetto importante e interessante eh, del ventennio, cioè l'antisemitismo, in particolare affrontando la questione del modo in cui gli ebrei sono stati visti nella cultura della sinistra italiana. Ecco, oggi eh, appunto ritorna, credo, su uno dei temi delle origini, cioè eh, sul tema eh, della, eh, cultura, eh, della cultura fascista e vorrei dire che eh, l'idea di iniziare con il suo intervento eh, questo, questo ciclo di conferenze eh, ci riporta un po' agli inizi eh, della mostra quando ci siamo trovati eh, davanti al eh, problema eh, di, eh, come, di, come, di come procedere perché? Perché in fondo la questione del fascismo è una questione eh, molto presente nei dibattiti dell'opinione pubblica eh, odierna, è presente ancora nel discorso politico anche in seguito alle recenti vicende eh, del, del nostro Paese. E dunque ehm, eh, esiste il problema di comprendere eh, il fascismo. Esiste il problema di definire che cos'è il fascismo in modo da avere qualche uh, orientamento in questo uh, dibattito, in queste discussioni che sono uh, spesso confuse. E credo appunto che sia uh, importante il modo in cui la professoressa Tarquini uh, affronta uh, questo, questo tema. Il, il suo libro appunto ce lo dice abbastanza chiaramente, è partita eh, da una fonte, in qualche modo una fonte ufficiale, e cioè eh, la, la, la cultura eh, fascista, un volume pubblicato dal Partito Nazionale Fascista e in qualche modo partendo da lì, ovviamente allargando il campo, ha eh, cercato di costruire eh, l'identità del eh, fascismo. Dunque, eh, anch'io mi associo ai ringraziamenti del dottor Bracci Torsi perché ha accettato di fare eh, questa relazione e sono eh, lieto di ascoltarla, di cedere la parola. È aperto? Sì. Si sente tranquillamente? Bene. Allora, intanto eh, grazie, grazie di questo invito, grazie al presidente Bracci Torsi e grazie al professor. Menozzi per questa eh, così, presentazione. Mi, mi fa molto piacere essere qui e eh, ancor di più dopo aver visto la mostra. L'ho vista poco fa, è eh, veramente una mostra eh, fatta, eh, vorrei dire molto semplicemente, è bellissima. Due punti. È realmente, eh, restituisce realmente, cosa che accade di rado, il rapporto tra locale e nazionale perché si parla di Pisa in questa mostra, ma lo si fa in modo diverso dal solito, cioè diverso rispetto a tutti gli studi e le rappresentazioni che vengono fatte della storia di un posto. Questo posto è un posto, intanto perché è Pisa, ma è un posto collegato con il mondo e con il tempo raccontato dalla mostra, oltre a, non devo dirlo io, ma insomma delle fotografie bellissime che restituiscono davvero una concretezza di vita. Il fascismo eh, pisano e il fascismo tucur si vedono molto chiaramente, c'è questa restituzione di, di vita, dicevo, non, è un, non ci viene raccontato un fascismo teorico, è un fascismo in carne ed ossa quello che vediamo, Nelle sue, ovviamente nei suoi punti di forza, perché riusciamo a capire guardando questa mostra perché questi signori hanno governato l'Italia per 22 anni, quindi lo prendiamo sul serio, nei suoi aspetti più... Diciamo così funzionali, che non significa positivi, significa funzionali, e nei suoi aspetti anche più violenti, perché un ampio spazio della mostra è dedicato al 38, cioè alle leggi razziali, all'antisemitismo. Si vede chiaramente che cos'è la violenza fascista. La mostra inizia con la foto di un anarchico ucciso, quindi non c'è nessuna concessione al, come a, a volte. Qualche volta gli storici che studiano questi argomenti sono accusati di giustificare o di capire o di essere fin troppo, diciamo così, benevoli. E il problema è, e qui inizia così la mia, la mia chiacchierata di oggi: è che comprendere è la prima operazione che noi possiamo fare per combattere. Comprendere vuol dire delineare, così fanno gli storici, dei contorni. Noi storici studiamo delle specificità. Cioè studiamo dei fatti, degli eventi, dei problemi che si sono verificati nel tempo. E Mark Bloch diceva che la storia è irreversibile. Allora noi ci chiediamo ma il fascismo può tornare? Ce lo chiediamo spesso, no? Il fascismo, quello che vediamo oggi, Orban è fascista e, e il partito di Giorgia Meloni ha fatto realmente i conti con il proprio passato? Sono domande che ricorrono nel dibattito pubblico. Sono domande che ricorrono di fronte alle trasformazioni no, che abbiamo davanti e quindi come può rispondere uno storico, uno che in teoria dovrebbe appunto conoscere il ventennio fascista? Intanto vi vorrei dire che questa riflessione nasce da subito, cioè dall'indomani della seconda guerra mondiale nel dibattito pubblico il confronto con il fascismo è presentissimo. Direi anzi che l'uso del termine fascismo indica realtà diverse sin da subito, cioè dal 1945 ad oggi, se noi facessimo, come a me è capitato di fare, una ricerca sulla stampa, oggi gli strumenti informatici ci aiutano molto, no? allora, io feci qualche anno fa una ricerca sulla stampa Il Giornale di Torino e l'Unità, il quotidiano del Partito Comunista, e questa ricerca copriva, diciamo la fine dal 68 all'inizio degli anni 80, quindi uno sguardo sugli anni 70 un po' dilatati. Inserendo nel database, nei, 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 nei database dei rispettivi quotidiani la parola fascismo, cercavo di capire quale fosse il significato, che cosa significa fascismo negli anni 70. Fascismo significa sì il regime che storicamente prende il potere dal 22 lo perde nel 1943 e 45, ma significa anche altre cose che con il fascismo non centrano nulla. Per esempio significa cariche della polizia sugli studenti che occupano le università, significa governi e regimi sudamericani, significa tante cose. Quindi dall'inizio, direi, e per un lungo tempo ancora oggi lo vediamo, la parola fascismo nel dibattito pubblico indica cose che con il fascismo non hanno nulla a che vedere. Prima osservazione. Seconda osservazione, guardiamo ad alcuni degli intellettuali, eh, come veniva ricordato, io mi sono occupata degli intellettuali e di cultura, ma non perché penso che sia più importante di altre cose, ma perché gli intellettuali sono una uno specchio in fondo della storia di un paese. no? Allora se noi andiamo a vedere che cosa scrive nel 73 Pierpaolo Pasolini, quindi non un minore, ecco Pasolini dice che il fascismo è un modello reazionario, che è restato lettera morta, che la repressione si è limitata ad ottenere un'adesione un a parole no? Eh, e che di fatto il vero fascismo sostiene Pasolini, non è quello che prende il potere nel 22 e lo perde nel 43, ma è il consumismo, cioè la società di massa, o meglio una società di massa consumistica e massificata, che a suo avviso eh, è più, eh, come dire, pericolosa, violenta, invasiva di un regime totalitario. Ora, dietro questa idea, che non è soltanto di Pierpaolo Pasolini, un'idea molto diffusa nell'Italia degli anni 60, 70, 80, beh, dietro questa idea eh, direi che c'è la convinzione che fra il totalitarismo e la democrazia liberale non vi siano grandi differenze. Questo è. E questa è la seconda grande acquisizione. La prima, dicevo, il fascismo, la parola fascismo utilizzata per dire cose diverse. La seconda, tutto sommato, l'idea che la democrazia liberale... Sì, certo, consente una serie di libertà appunto che il regime totalitario nega. Ma in realtà in fondo consente una libertà finta. Questa è l'idea che, diciamo, che troviamo sotto traccia, una libertà neanche tanto sotto traccia perché viene dichiarato. Una libertà finta perché in fondo appunto consumismo e varie altre caratteristiche di questa società di massa e di questa democrazia liberale renderebbero appunto la vita. Eh, come dire degli europei e degli occidentali in fondo non così diversa da quella degli italiani fascisti tra il 22 e il 43 eh, di fatto quindi il fascismo diventa non da subito e per lungo tempo lo resta non tanto il regime storicamente come dicevo eh, che storicamente prende il potere e lo perde ma diventa quasi una categoria metastorica cioè, diventa qualcosa che inizia molto prima e che finisce molto dopo. E non è, è l'unico, appunto, a sostenere questo, non c'è il solo Pasolini. È un'idea che, dicevo, nasce molto presto. Se volete, fra i tanti padri che ha, noi possiamo almeno indicare Piero Gobetti, che nel 1924 indica nel fascismo l'autobiografia della nazione. No? Che cosa significa? Gobetti dice: Siamo fascisti perché siamo cattolici. Cosa che scopriremo dagli studi che non è esattamente così, eh? Siamo dei piccolo borghesi, siamo, non siamo moderni, dice Gobetti, Non siamo moderni come l'Inghilterra, come la Francia, come altre realtà. Um, siamo un paese controriformistico e quindi ecco perché siamo diventati fascisti. Ora, questa idea ha avuto un'enorme fortuna, ben oltre lo stesso Gobetti, che ai noi muore nel modo che sappiamo, cioè di fatto muore in seguito alla violenza fascista. Dicevo questa idea ha un grande seguito. Vi faccio due esempi: nel 1975 Alberto Sorrosa, quindi eh, anche qui autorevole, intellettuale studioso italianista, eh, eh, autorevole intellettuale marxista. Alberto Sorrosa nella sua ehm, nella Storia d'Italia in Audi scusate, scrive che il fascismo è una fogna, fogna. E in questa fogna sarebbe confluito l'aspetto arcaico, arretrato, provinciale e schizofrenico, così scrive, della cultura italiana post-unitaria. Se facciamo, come dire, facciamo un gioco e, e andiamo con un flashback vent'anni dopo, 1995, Umberto Eco. Umberto Eco è, credo, l'intellettuale stato, l'intellettuale italiano più noto nel mondo, insomma, almeno in tempi relativamente recenti. E Umberto Eco addirittura immagina un ur-fascismo, ok? Cioè, che, che cosa significa? Una specie di fascismo eterno. Un fascismo eterno che ci portiamo dietro e che quindi non è mai venuto meno. Questo dice Umberto Eco. Il fascismo esiste. Quindi, perché il fascismo esiste? Perché, appunto, non è quella cosa che storicamente noi possiamo definire, ma è un, una realtà, dicevo all'inizio, metastorica una specie di Highlander che non muore mai. Ora questo fascismo eterno, secondo Umberto Eco, si basa, lui elenca un 14-15 punti, io ne ho segnati soltanto alcuni perché, perché io non credo affatto in quello che dice e poi perché come dire, ci dà l'idea dell'immagine dell che questi intellettuali hanno del fascismo ed è un'idea, lo dico chiaramente, che ci aiuta molto poco a capire e il fenomeno storico 2243 e io credo l'oggi. Allora, secondo Umberto Eco il fascismo è il culto della tradizione del passato. Non è esattamente così. Uh, rifiuta la modernità. Ma questo, anche questo abbiamo imparato a studiare, abbiamo studiato, non è, non è vero rifiuta la, della modernità. Il fascismo è un fenomeno moderno e totalitario. Uh, oppure dice rifiuto della critica e dello spirito critico. Anche qua noi siamo, in, siamo abituati a pensare che se uno è fascista non ha spirito critico. Non è esatto. Come dirò fra breve, e come tutti sanno, ehm, lo ricordava il professor Menozzi, io ho iniziato a studiare Giovanni Gentile e ho scelto di parlarvi nella seconda parte di questa chiacchierata di Giovanni Gentile perché sono qui. Ehm, beh, Giovanni Gentile è stato. Insieme con Benedetto Croce, il principale filosofo italiano e, tutti, e tutto possiamo dire e possiamo avere tanti dubbi, ma sul fatto che fosse fascista, proprio dubbi non ce ne sono. Allora, questa idea un po' snobistica degli intellettuali italiani, no? per cui se sei un fascista, probabilmente o sei cretino o non hai spirito critico non ci aiuta. Non ci aiuta a comprendere come non ci aiuta oggi a comprendere ciò che non ci piace. Il Problema quindi non è Ovviamente non è giudicare, no, lo storico non sta lì a dare i voti con le, con le palette. Il problema appunto è comprendere, capire, capire perché sono diventati fascisti. Allora ehm, io direi innanzitutto che facendo un po' il mio lavoro, che cos'è il fascismo? Allora, il fascismo è, um, come, dice, come scrive Angelo Tasca, innanzitutto per capire il fascismo occorre scriverne la storia. Angelo Tasca è uno dei fondatori del Partito Comunista, eh, dal quale viene eh, espulso nel 1929, è uno degli autori, che, tra, è fra gli autori che, meglio ci hanno, che più ci hanno aiutati a comprendere il fascismo. Quindi scrivere la storia, cioè uno storico che fa, lo studia dall'interno. E allora dall'interno che cosa vediamo? Uno, che il fascismo è un regime totalitario. Ci sono tantissime definizioni di questo concetto, io non vi annoierò nel, nello spiegarvi o nello ricostruire tutto questo dibattito. Posso solo dirvi che la definizione di regime totalitario nasce, viene utilizzata per la prima volta da Amendola nel 1923, quindi nasce in un contesto antifascista. I fascisti si appropriano di questa parola già dal 1925 e la usano. Che cos'è un regime totalitario? Io direi che un regime totalitario è un sistema politico quindi in cui, direi così, che eh, i poteri sono concentrati innanzitutto in un partito unico. Quindi, per avere un regime fascista o per avere un regime totalitario, noi dobbiamo avere un sistema con un partito. Quindi tutto quello che noi vediamo Orban, eh, X, Y, Z, ok? Quando pensiamo sono fascisti o non sono fascisti, cerchiamo di ricordare che cos'è il modello originario. Il modello originario è un regime totalitario a partito unico. Questo significa che il potere è concentrato eh, in un capo o in un, in un ristretto gruppo dirigente che quindi controlla l'intera società, controlla tutte le articolazioni della società grazie a al monopolio dei mezzi di comunicazione e all'uso e al monopolio della violenza, è un regime che, che ha un controllo centralizzato dell'economia, che cerca di mobilitare e di educare i cittadini attraverso delle organizzazioni di massa a principi, a valori sintetizzabili in una ideologia. Questo è un regime totalitario. Esistono tante altre forme di violenza di potere, non c'è soltanto il totalitarismo, ma questa è la sua specificità. Quindi partito unico, dominio della società civile da parte dello Stato, monopolio della violenza, eh, monopolio dei mezzi di, com di comunicazione di massa, ideologia che è una, così è stata definita, da uno studioso che a lungo ha dedicato la sua, insomma, la sua vita a studiare il fascismo, che è Emilio Gentile, ma in realtà il termine era entrato nel dibattito ben prima, e cioè una ideologia che è una religione politica. Um, immagino che parlerete eh, nella prossima um, conferenza col professor Menozzi di rapporti fra religione e politica. Questo è un tema centrale per comprendere i regimi totalitari, cioè quello della sacralizzazione della politica. È perché è centrale? Perché è nuovo? Perché questa è la, sua, è la specificità di ciò che accade nella prima parte del Novecento. Perché i regimi precedenti, e la storia ci racconta regimi violenti, ci racconta eh, il razzismo, l'antisemitismo, ce le racconta ben prima del 1922, ma qui appunto c'è una specificità. Questa sacralizzazione della politica è un fenomeno moderno, con buona pace di Umberto Eco moderno vuol dire che si manifesta a partire da un certo momento e non prima. Eh, che cos'è una religione politica? Una religione politica è un sistema di credenze mh, che pone, in, direi, eh, un'entità politica, che può essere la nazione, lo Stato, il partito, la classe operaia, chi volete, mh, come dire, che, che trasforma un'entità politica in un oggetto di devozione e di culto. E che quindi è in competizione in certo senso con le religioni tradizionali, con le quali poi cerca un accordo. No? Nel 1929 il fascismo si accorda con la Chiesa Cattolica. È un, è un momento di grande successo e di grande costruzione del consenso aver risolto la questione romana, avere in qualche modo fatto pace, tra virgolette. Con il mondo dei cattolici, ma questo non significa il fatto del concordato, la presenza del concordato non leva, non toglie nulla alla presenza di una competizione fra due mondi eh, che di fatto sono antagonisti. Il che non significa neanche dire però che i cattolici sono sic et simpliciter antifascisti, perché anche questo non sarebbe vero. Allora, mh, perché dico questo? Perché in realtà, perché parlo dei cattolici? Perché i cattolici sono stati, gli intellettuali cattolici non ascoltati all'interno dello stesso mondo cattolico, sono stati i primi a capire il carattere totalitario del fascismo. Penso a Sturzo, a Maritain, a, a persone che individuano per l'appunto una caratteristica. Allora, ehm, da che cosa lo vediamo? Che questa è una religione politica, che questo è un regime totalitario, in che cosa insomma a, mh, quali possono essere testimonianze o, o come dire come posso rendere più concreto quello che ho detto perché in fondo fino adesso sto parlando appunto di intellettuali di religioni politiche di, da, da che cosa mh, come fa lo storico a, a restituire a chi lo ascolta o lo legge il senso concreto di quello che sto dicendo allora preparando questa chiacchierata io ho pensato che l'esempio di Giovanni Gentile mi, mh, mh, come dire mi sembrava uno dei più importanti e dei più calzanti, eh, non solo perché siamo qui eh, in questa città che, come sapete meglio di me, ospita questo ragazzo che arriva da Castelvetrano, paese tornato, diciamo così, presente sempre nel dibattito pubblico, ma ehm, ospita appunto questo ragazzo siciliano che arriva qui e arriva, è gentile, a differenza di Croce non viene da una famiglia agiata, eh, viene da una famiglia povera. Eh, è uno degli allievi della scuola normale e poi la storia, vabbè, e poi il resto è noto, diciamo così. Eh, perché Giovanni è gentile? Io l'ho scelto all'epoca ehm, perché per la, do la domanda alla quale cercavo di dare una risposta è una domanda semplice, nella, come sono forse le domande importanti, sono semplici e uno non dovrebbe avere paura di essere semplice. E la domanda era, ma perché Gentile è fascista? Io sono partita da lì, tanti anni fa. Cioè, nel mh, chiedermi come mai questo signore che è già noto prima dell'avvento del fascismo non ha bisogno dei fascisti. Perché Gentile è già uno dei filosofi più importanti d'Italia negli anni a cavallo della Prima Guerra Mondiale. Quindi perché, perché aderire al fascismo? Eh, la risposta, ecco, nella seconda parte di questa chiacchierata cercherò di dirvi perché. Allora, non, non scopro niente, di fatto gli storici noi non scopriamo niente, cerchiamo di ragionare attraverso gli studi degli altri, attraverso le fonti, non inventiamo nulla, non è Indiana Jones che scopre dove deve scavare, c'è la X, e... no, non, qui la X non c'è, ma Gentile è fascista perché innanzitutto come come ci dice, come scrive molto chiaramente, perché pensa che il fascismo interpreti in modo, ehm, nel il senso più autentico del risorgimento. Primo punto. Quindi è una concezione del risorgimento e della politica che Gentile ha, che è una concezione direi spiritualista, che mira alla formazione del carattere nazionale. In Gentile, e non solo in lui, eh, esiste questa idea, Secondo la quale agli italiani mancherebbe una coscienza nazionale. No? Tema ricorrente: noi ci, ci percepiamo sempre diversi un po' dagli altri. No? È gentile dice: sì, è vero, siamo diversi, non abbiamo la coscienza di essere una nazione. I fascisti possono portare a compimento l'opera iniziata da Mazzini e da Garibaldi. Ora, non è esattamente una così, affermazione, eh, come dire. Senza problemi, non è, non è una dichiarazione così, perché magari Mazzini si potrebbe rivoltare nella tomba ad essere accomunato agli squadristi. Eppure, eppure Gentile non solo la, la sostiene, ma la sostiene insieme ad un gruppo di persone, cioè eh, Vito Fazzialmaier, Delio Cantimori, Armando Carlini, Codignola, me li sono riscritti, Omodeo, Saitta, Severi, Spirito, Volpicelli, Arnaldo Luigi. Che significa? Significa che ehm, l'adesione di Gentile al fascismo è l'adesione sua e di un gruppo di allievi che si comportano come si fa in politica, come un gruppo che fa politica. Quindi, quando accetta nell'ottobre del 22 di guidare il Ministero della Pubblica Istruzione, è insieme ad un gruppo di collaboratori e di studiosi che con lui condividono questa idea del fascismo come compimento del risorgimento. Parentesi, la mostra lo dice molto chiaramente, mh, come dire, la presenza delle squadre fasciste e della violenza fascista è chiarissima a, a chi la voleva vedere dal 19. Qui siamo nel 22, quindi 20, 21, 22, 3 anni. No? E, eh, sto cercando di dire che la natura del fascismo è chiara, è evidente. E allora perché? E qui questo perché... Ricorre fino al 1944, quando Gentile viene ucciso dai partigiani, cioè ricorre in chi lo studia, no? in chi lo legge. Nel 1924, eh, no, nel giugno del 24, si dimette dal dalla, dalla pubblica istruzione perché si dimette? La prima, eh, come dire, la prima risposta che viene, vorrebbe da dare no? è perché è, è nel giugno del 24 segue l'omicidio, il rapimento, poi il ritrovamento poco dopo di Giacomo Matteotti. No, ma no, perché di fronte al rapimento e alla eh, successiva uccisione di Giacomo Matteotti, Gentile e i suoi non, non dividono la propria diciamo, vita da quella del fascismo. Soltanto Lombardo Radice scrive a Gentile e dice vabbè, adesso abbiamo capito chi sono questi. E, e, e l'abbiamo capito chi sono questi e resta un pensiero di Lombardo Radice, perché invece Ugo Spirito e Ernesto Codignola scrivono su una serie di riviste, che a quel punto sono riviste fasciste, e, eh, come dire, dichiarando la propria fedeltà al regime. Quindi Gentile si dimette non per dissociare il proprio nome dal fascismo, ma per difendere la, riforma la sua riforma dalle critiche che arrivano da più parti. Questo è talmente vero che nel 1925, al convegno di Bologna, un noto convegno delle organizzazioni culturali fasciste, è, eh, non solo è l'autore del manifesto degli intellettuali fascisti, ma diventa il direttore dell'Istituto Nazionale Fascista di Cultura, che è l'organo del Partito Nazionale Fascista. Ho dimenticato di dire che nel 1923 prende la tessera, che come dire, non era obbligatoria non era necessario, Gentile aveva aderito di fatto alla, al, al fascismo entrando nel governo di Mussolini, ma nessuno gli chiese di prendere la tessera. Um, ho detto l'Istituto Nazionale Fascista di Cultura, l'altra grande iniziativa, come forse qualcuno ricorderà, è l'Enciclopedia Treccani. L'Enciclopedia Treccani è un monumento culturale che suscita una serie di polemiche perché um, Alcuni fascisti, come Telesio Internandi dalle colonne del Tevere, critica l'operazione di Gentile perché la ritiene troppo poco fascista. Questa sarà un'accusa ricorrente. Gentile è poco fascista, Gentile in fondo dicono, diciamo, l'ala intransigente, l'ala dura, l'ala ex squadrista, dice di Gentile che è un liberale. È un liberale, un opportunista, è uno che ha aderito al fascismo per realizzare la riforma della scuola, ma in fondo non è uno dei nostri. Questo è un po' il senso. Ora questa cosa aveva degli elementi di verità, perché è vero, Gentile, appunto, in fondo, fino al 1922, non, non sembra mostrare particolare interesse nei confronti del fascismo. Ma quello che è più importante, io credo, è come reagisce, come risponde. E Gentile risponde è come dire. De, definendo se stesso un precursore. Cioè, di fronte all'accusa di non essere sufficientemente fascista, non dice mai "Avete ragione, in effetti io sarei un liberale di destra". Gentile risponde rivendicando il proprio contributo teorico alla costruzione del fascismo, cioè appunto di essere un precursore. Cioè, questa idea del fascismo che porterà a, a, a compimento il risorgimento torna sempre nei suoi interventi. E, um, direi anzi un'altra cosa, che per Gentile l'aggettivo fascista e l'aggettivo italiano sono la stessa cosa, cioè il fascismo creerà l'Italia, questa è l'idea. Um, e, e se andiamo a vedere le voci dell'enciclopedia italiana, non è vero come molti hanno sostenuto. Che l'enciclopedia italiana diventa un baluardo di antifascismo. Non è così. Uh, le voci, soprattutto le voci politiche sono voci che confermano l'esistenza di un progetto, che è un progetto politico molto chiaro, che è il progetto fascista. Quindi no, questa idea del, dell'enciclopedia, che un'idea applicata anche alla scuola normale, dove in realtà si può fare, si può parlare, si può dire, è eh, eh, come dire. Insomma va un po' rivista perché si può parlare, si può dire certo sì, ma mai entrando in contraddizione o in conflitto con i principi politici ideologici del regime fascista. Quindi, eh, um, se, se andiamo a leggere queste pagine, beh, a parte il fatto che mh, se andiamo a leggere il quindicesimo volume del 1932, lì c'è proprio direttamente una specie di manifesto dell'ideologia fascista che è la voce fascismo scritta con Mussolini. Che cosa dice? E qui dice che l'ideologia del fascismo è un'ideologia dello Stato. Lo Stato è un ente morale, è oggetto di culto e di devozione. E Mussolini l'aveva eh, nel 1925, dice tutto è nello Stato, nulla è contro lo Stato, nulla è fuori dallo Stato. E in quella voce Gentile parla del fascismo e di una concezione religiosa della politica. Che di nuovo riprenderebbe da Mazzini, con appunto buona pace di Mazzini che forse non sarebbe stato così contento, ma al di là, concezione religiosa della politica, lo dicono in modo molto chiaro. Um, tutto questo, l'ho accennato prima, non impedisce che negli anni 30 esista anche una forte polemica contro il filosofo e che anzi direi che queste critiche si uniscono anche alle ambizioni di quei giovani che nominavo all'inizio. Cioè è vero che negli anni 30 questi giovani che avevano aderito al fascismo seguendo Gentile si spostano, forse un po' opportunisticamente, ma lo dico eh, senza moralismo, si avvicinano a Bottai di fatto. Cioè è più che Gentile, nella seconda metà degli anni 30 è vero che Giuseppe Bottai svolge un ruolo... Forte nell'organizzazione della cultura e nelle iniziative principali culturali del, mh, del regime. Um, diciamo che quindi questi giovani cominciano a scrivere su critica fascista, um, viene ricordato anche nella mostra l'importanza del corporativismo, appunto qui a Pisa, e quindi delle iniziative di Bottai e della scuola di studi corporativi, che effettivamente è qualcosa di diverso dal progetto gentiliano eh, di costruzione del fascismo. In realtà, eh, se questo è vero, è importante però ricordare che la cultura fascista non è, non rappresenta né, diciamo così, la sconfitta di Gentile, né la vittoria delle correnti più tradizionaliste. Anche questo si è detto, vi leggevo all'inizio i punti di Umberto Eco e di Urfascismo. Cioè, la, io direi questo, che questi anni 30, nei quali Gentile perde effettivamente il potere che ha avuto all'inizio, e... Ho sinteti cioè, sinteticamente ho indicato Bottai come figura di riferimento, ecco, questi anni 30 sono gli anni nei quali questo totalitarismo tiene insieme cose diverse, il che non significa che dentro c'è tutto e il contrario di tutto. Um, direi questo, no, non significa che, o meglio, significa che quando si dice dentro il fascismo ci sono cose diverse, si tende a come dire, sottovalutare. L'identità del fascismo e ad evidenziare le sue differenze. Cioè, vi faccio un esempio. Ci sono i cattolici, ma poi c'è Gentile che è contro il concordato, ci sono i futuristi, però poi eh, che ne so, ci sono eh, appunto le correnti più tradizionaliste. E quindi in fondo il fascismo bah, esiste, non esiste, non ha la potenza, si dice, ideologica, culturale, per esempio del nazismo o del regime sovietico. Ora questo io ho sempre pensato che fosse vero e non vero. Cioè ai fascisti di raggiungere, questo lo vediamo se studiamo appunto la cultura, di raggiungere una, direi, unitarietà, per esempio nell'arte, in campo quindi estetico o anche nelle diverse manifestazioni culturali, unitarietà di forma, non interessa. Quello che interessa è che esista una uniformità diciamo così, nei contenuti politici, che poi questi contenuti politici possano essere espressi da tradizionalisti o da futuristi, da ehm, Massimo Bontempelli o da Mino Maccari, non è così importante. Importante è che il culto fascista non sia messo in discussione. Perché dico questo? Perché eh, eh, tra Giuseppe Bottai e Giovanni Gentile, che pure rappresentano in qualche modo due fascismi diversi, di fatto, ciò che questi due personaggi condividono è più importante di ciò che li differenzia. Cioè, noi, di fronte alle diverse correnti della cultura e della politica fascista, dobbiamo, da un lato, capire che il fascismo non è un monolite, non è un blocco unitario che cambia, che attraversa 22 anni di società italiana, e che però ha, è possibile definirlo. Cioè, il, la presenza di voci diverse non significa che non sia possibile definire un unico fascismo. Perché vi dico questo? Perché, per esempio, nel 1937 Gentile subisce una grande sconfitta all'interno del fascismo. Il segretario Achille Starace di fatto lo isola um, dall'Istituto Nazionale Fascista di Cultura, che a quel punto viene gestito dal partito. È una sconfitta. Allora. Gentile che cosa fa di fronte a questo? Nulla, rimane fascista. Nel 1938 ci sono le leggi razziali, come sappiamo. Cosa fa Gentile? Aiuta i suoi amici. Che significa? Significa che Gentile, come tutti, non è lui, eh, come tutti, di fronte ad una trasformazione radicale della vita di 47... Eh, No, di 47.000 italiani di religione ebraica, lui, come molti, non dice nulla. Cioè non dice nulla che cosa significa, che per esempio nel 1929 aveva protestato contro il concordato. Allora, pubblicamente non si alza un, la voce di Gentile contro la legislazione razziale, ripeto, non di Gentile e di tutti gli altri. Cioè, che cosa sto cercando di dire? Che nei regimi totalitari, ma anche in generale, non soltanto nei regimi totalitari, per comprendere la politica dobbiamo ragionare su ciò che tiene insieme le persone piuttosto che su ciò che le divide. E in fondo è un po' quello che accade nei rapporti umani, perché io sono amico, amica di una persona, perché ciò che ci lega è più importante di ciò che ci divide. Idem in, in, nei rapporti amorosi. E se noi pensiamo allo stalinismo, al regime sovietico, che spesso viene indicato come quello sì un vero totalitarismo, ma tra i troschisti e gli stalinisti non è che scorresse buon sangue, come sappiamo. Oppure pensiamo ai partiti politici del secondo dopoguerra. Guardiamo la democrazia cristiana. La democrazia cristiana è un mondo. Dentro la democrazia cristiana ci sono da eh, le persone più di sinistra a quelli più di destra e più anticomunisti e dentro lo stesso partito comunista che era sì governato dal centralismo democratico, quindi non aveva correnti, però anche dentro il partito comunista c'erano mondi. Allora, questo perché? Perché Giovanni Gentile resta fascista fino al 1944. Sto dicendo questo e cioè che nonostante le polemiche, gli scontri, nonostante i suoi l'abbiano tradito, si siano avvicinati a Bottai, nonostante il Partito Nazionale Fascista lo metta in difficoltà nella seconda metà degli anni 30, ecco Nonostante tutto, Gentile resta profondamente eh, come dire, legato a questa esperienza. Intanto perché mantiene, questo non l'ho detto, ma mantiene un rapporto personale con Benito Mussolini, che pure conta, e quindi ha un contatto eh, epistolare e, ehm, e, e non con il capo del governo, e perché spera fino alla fine di poter contare cioè spera fino alla fine di poter incidere. Eh, lo vediamo in modo molto chiaro nel giugno del 1943, cioè in un celebre discorso a Roma in Campidoglio, Gentile invita gli italiani a non dividersi, no? il discorso degli italiani. E però siamo nel giugno del 1943, poche settimane dopo, nel luglio, no? eh, gli alleati sbarcano in Sicilia, quella è una guerra fratricida. Cioè, quella che come sappiamo poi diventerà la guerra civile, che dall'8 settembre del 43 all'aprile del 45, diciamo, spacca il paese in due. Ebbene, di fronte a una guerra di quella portata, Gentile sceglie il fascismo. Lo sappiamo. Eh, eh, non solo sceglie il fascismo, ma di fatto assume una posizione che non piace né ai fascisti né agli antifascisti, perché questo appello all'unità. Fra due parti dello stesso paese che si distruggono e che, si, eh, che desiderano la sconfitta dell'altro non trova accoglienza né da una parte né dall'altra. Uh, quindi forse il fatto che mentre l'Italia è spaccata in due della guerra civile e dalla lotta di liberazione un, un filosofo di quell'importanza esprima parole positive sulla Germania hitleriana, qualche problema evidentemente lo suscita anche oggi. Perché perché l'Italia del 43-45 non è la stessa del 22, 25 e 29, ma noi non dobbiamo appunto dare giudizi perché non siamo chiamati, tantomeno moralistici, eh, non siamo chiamati a fare questo. Uh, un fatto è sicuro, che nel morire in quel 44, in quel modo, a differenza di molti altri, Gentile non può ricostruire la storia ex post perché muore per l'appunto nel 1944. Noi abbiamo assistito e chi studia la cultura queste cose le vede, le legge nelle fonti, è ad una operazione, diciamo così, un passaggio fascismo, antifascismo, che qualche problema anche qui lo crea. Cioè lo crea Perché, perché la maggioranza o molti degli allievi o delle persone che avevano studiato sui testi, sui libri che si erano formate alla scuola di Gentile va a costituire eh, una parte importante dell'intelligenza repubblicana democratica e antifascista. E quindi qui uno si chiede, ma come questi qui, ancora una volta, si sono svegliati democratici antifascisti così improvvisamente? Mm, Certo succede in tutte le transizioni, in tutti i passaggi, i cambi di regime, questo non è anche qui, non, è, non vogliamo condannare o giudicare, però due domande ce le facciamo. Noi siamo figli di una Costituzione che per fortuna è una Costituzione democratica, repubblicana e antifascista. Ma quali sono i valori, le idee, il fondamento culturale di questa storia? Qual è? Se l'elaborazione del passato è così fragile, è così debole, allora comprendere il fascismo. Noi non possiamo cambiare il passato. Noi non possiamo cambiare il passato, non possiamo tornare indietro, non possiamo uh, um, cancellare le leggi razziali del 38, non possiamo cancellare il fatto che abbiamo scatenato la seconda guerra mondiale, non possiamo cancellare tante di queste cose. Uh, Comprendere significa che se non possiamo cancellarle, possiamo però conoscerle. E non tanto per non rifare gli errori, come si dice, no? Che è un po' razionalistico quando si dice devi studiare il passato per non rifare gli errori. Vabbè, dopodiché, nelle nostre vite, no tutti noi conosciamo il nostro passato e gli errori li abbiamo fatti uguali 772 volte. Quindi questa idea un po' meccanica: conosci il passato così non rifai gli stessi errori, magari. No, allora conosci il passato perché? Perché se conosci il passato, così come se conosci il presente, riesci a come dire, confrontare con maggiore proprietà e con maggiore consapevolezza ciò che accade. Perché l'alternativa è questo minestrone nel quale da Mussolini a Berlusconi, a Orban, alla Meloni, noi mettiamo tutto dentro, inermi di fronte di fatto alla realtà. Non è un modo per né per capirla, quindi non è un modo per affrontarla. Ed è difficile affrontare la realtà che non ci piace se non l'abbiamo capita. E quindi, per quel poco che gli storici possono fare, a questo serve la comprensione del passato. Grazie. Grazie dell'intervento, non solo per le tante cose che sono state dette e che sono state utili, ma anche credo per questo riferimento iniziale e maggiormente articolato nella parte finale sull'attualità e sull'utilità della conoscenza del passato appunto per il modo in cui noi ci Rapportiamo e viviamo nel mondo d'oggi. Eh, in qualche modo è un'apologia della storia a cui eh, personalmente non posso non essere eh, molto sensibile, ma eh, che credo, appunto, abbia anche eh, un riferimento concreto, un riferimento eh, effettivo: cioè eh, il fatto che eh, se la storia. Non ci aiuta nella politica, appunto, non ci aiuta ad evitare gli errori che abbiamo fatto. La storia può però aiutare, ci può aiutare nella vita civile. E questo è, credo che sia uno dei lasciti che viene anche da uno degli allievi di Gentile, degli Cantimori, che appunto alla fine ricordava: Ho sbagliato. Quando sono stato fascista o sbagliato, quando sono stato eh, comunista. Quello che posso fare, appunto, è un modesto contributo di studiare il passato per eh, aiutare ad una, a migliorare la, no, le forme di convivenza civile. Ecco, quindi grazie molte di questa utilissima in introduzione al ciclo di ehm, conferenze, credo che ci aiuti appunto a comprendere il fascismo e comprendere soprattutto le motivazioni che sono alla base di quest'operazione conoscitiva. Uh, abbiamo Um, ampio tempo per um, che, uh, approfittare della presenza della professoressa uh, Tarquini uh, per qualche approfondimento, per qualche uh, curiosità, uh, per ulteriori uh, integrazioni al suo, al suo, al suo discorso. Uh, quindi uh, se, se volete posso aprire il, il, il dibattito. Che credo sia il Ma forse allora po posso cominciare. Io tanto per ehm, rompere il ghiaccio e ehm, vedere di cogliere questo, eh, questo, eh, questo aspetto, insomma, che eh, mi pare importante. No? Una delle cose eh, che mi pare tra le tante cose interessanti che hai detto, mi pare. Ehm, che ci sia questo uh, questo tipo di uh, indicazione um, l'adesione uh, al fascismo è uh, un'adesione che uh, avviene da parte uh, degli intellettuali ed in particolare uh, da parte di gentile uh, perché appunto si pensa che questo, um, che questo regime che è il fascismo aiuti ad una nazionalizzazione uh, del gli italiani eh, che ancora non è stata eh, compiuta. Eh, questo naturalmente ci riporta appunto ad un vecchio, ad un vecchio tema: Massimo D'Azeglio, abbiamo fatto l'Italia, si tratta di fare gli italiani e appunto si muove all'interno eh, di eh, questo, questo tipo di filone. Ecco um, a questo punto eh, mi chiedo, possiamo cercare di eh, andare eh, in maniera mh, eh, più articolata? a capire che cosa voleva dire nazionalizzare gli italiani per questi intellettuali e per, e per, per Gentile, perché eh, in fondo appunto, la loro consapevolezza eh, mi pare difficilmente eh, può essere paragonata a quella di Massimo D'Azeglio è evidente che appunto sono passati decenni fare gli italiani ehm, dopo il risorgimento appunto è una cosa diversa che farla all'inizio degli anni venti dopo la grande guerra ecco ci puoi dire qualche cosa di più di questo aspetto cioè che cosa vuol dire in realtà e, e perché appunto nazionalizzare gli italiani forse questo ci dice qualche cosa del fascismo eh, grazie. No, ehm, perché, grazie, perché eh, effettivamente la domanda è centrale rispetto alla politica fascista, cioè, perché uno appunto, potrebbe dire ma nazionalizzare gli italiani vuol dire tante cose. E certo io scherzando ho detto che Mazzini non sarebbe stato d'accordo, ma è, è lo stesso un po' questo discorso che stai facendo tu, cioè fare gli italiani dal risorgimento al fascismo vuol dire non solo molte cose diverse, ma vuol dire anche cioè chiedersi ma questi intellettuali sono consapevoli del fatto che la nazione voluta dai fascisti è ben diversa dalla, dalla nazione voluta da D'Azeglio, da Mazzini o da chi vogliamo. Allora io credo sì, cioè so ne sono consapevoli, ma credo che la risposta vada un po' individuata nella um, totale o, o, o prevalente mancanza di um, attenzione, sensibilità, eh, eh, come dire, importanza di quello che noi dopo due guerre mondiali abbiamo capito e cioè mi riferisco alla democrazia parlamentare. Questi uomini, questi giovani non giovani, di fronte all'ondata squadrista e prima ancora di fronte alla, alla grande guerra, alla morte di massa della grande guerra e poi di fronte ai agli squadristi che credono di essere dei soldati, che credono, che sono dei soldati della prima guerra mondiale, eh, vi ricordo che nel marzo del 19 a Piazza San Sepolcro a Milano, quei cento che aderiscono all'appello di Mussolini sono appunto non solo eh, come dire, espressioni del combattentismo, ma sono in carne ed ossa gli arditi, cioè gli arditi di guerra, il corpo speciale d'assalto che si lanciava. Ehm, contro il nemico, eh, costituiscono la struttura originaria del fascismo, che non sarebbe mai esistito senza la prima guerra mondiale. Tutto questo, e quindi questo significa anche quello che Mosse chiama brutalizzazione della politica nel post-prima guerra mondiale, cioè l'idea che non esistano avversari, ma che la contrapposizione amico-nemico che dunque l'altro l'uso della violenza che arriva dalla prima guerra mondiale, e in qualche modo passa nel fascismo. Che si propone di continuare quella guerra perché la percepisce come una guerra rivoluzionaria. Ecco, tutto questo forse non è. Um, no, no, in realtà è. Que tutto questo è alle origini di quella minore di quel. io lo chiamo minore interesse, minore sensibilità di quella che abbiamo noi oggi per la democrazia parlamentare. Cioè cosa voglio dire? Che Massimo D'Azeglio non è certo un signore che avrebbe sostenuto e difeso il regime totalitario. Allora, ma prima nominavo Matteotti. Ma di fronte all'omicidio di Matteotti non è evidente che sta saltando qualcosa? Di fronte alle leggi fascistissime, 25 e 26, quindi abolizione dei partiti, abolizione dei sindacati, abolizione del pluralismo, tribunale speciale e via cantando, di fronte a tutto questo è chiaro che la nazionalizzazione degli italiani non è quella del risorgimento. E allora perché non protestano? Io credo, non protestano perché diventano fascisti, cioè perché, perché prevale il mito dello Stato, quello che prima dicevo, questa religione politica, cioè prevale l'idea positiva. Mm, un altro esempio, ma perché nessuno protesta di questi intellettuali che abbiamo nominato? Nessuno protesta mai rispetto al fatto che esiste un unico partito. Cioè è un sistema politico con un partito. Gli altri non esistono. Nessuno protesta di fronte allo smantellamento del Parlamento. Il Parlamento non esiste di fatto, non ha più funzioni. Quella cosa che noi siamo abituati a vedere, perché siamo eh, figli di due, del post due guerre mondiali, la Shoah, le bombe atomiche, quella cosa che noi chiamiamo contrapposizione dialettica destra-sinistra, non c'è. E non può esserci perché destra e sinistra si parlano in un Parlamento, nascono dentro il Parlamento dopo la Rivoluzione francese e si guardano. Questa cosa non, non c'è. E perché nessuno, nessuno sente la mancanza evidentemente di questa eh, della dialettica fra diversi. Cioè la dialettica esiste dentro il fascismo, ma è interna. Quindi. Certo che Ugo Spirito pensa una cosa, Volpicelli ne pensa un'altra, Bottai, cost, tutti questi intellettuali hanno idee anche diverse, ma sempre all'interno di, di, diciamo, di quel contenuto politico. Che effettivamente, se noi pensiamo a cosa dicono del, del recente passato, mostrano un disprezzo evidente, per esempio, rispetto all'Italia liberale, no? l'Italietta, cioè cr credono che Giolitti sia il peggio del peggio. E forse sono ben lieti di, di essersi in qualche modo liberati dal parlamentarismo, da, no, da questa politica di partiti, di corridoi parlamentari. In fondo no, lo, lo pensavo guardando adesso la mostra. Già nel novembre del 22 il discorso del Bivacco, Mussolini arriva in Parlamento e dice avrei potuto trasformare, eccetera, eccetera. Un disprezzo per l'istituzione parlamentare dichiarato subito novembre 22. Quindi. Se tutto questo è vero, qual è l'idea che hanno della nazionalizzazione delle masse? Hanno un'idea di una nazionalizzazione fascista, cioè vogliono costruire l'uomo nuovo fascista. Sì. Ed è l'adesione alla, alla guerra. Ecco, amplio un po' la domanda. Mi chiedo se un regime totalitario ha bisogno per forza di un conflitto bellico per esistere. La cultura italiana, rappresentante gentile che l'ha espresso, ha un contributo ideologico per l'adesione alla guerra, visto che poi tutto sommato anche lo stesso mondo militare non era poi così propenso a partecipare. Grazie. Allora, um, no, se c'è qualcun altro magari le unisco. No, ok. E allora intanto eh, no, grazie della domanda perché anche questo è un aspetto um, di grande rilevanza per comprendere appunto che cos'è un regime totalitario. Innanzitutto sono assolutamente d'accordo e non c'è dubbio che di fronte alla. Um, Ehm, alla, diciamo che già alla vigilia della seconda guerra mondiale nonostante in buona, pa buona parte diciamo così, della classe dirigente sia consapevole dei problemi pratici di che cosa significherà fare una guerra se noi andiamo a leggerci riviste, interventi, pubblicistica è, eh, si capisce molto chiaramente quello che dice lei cioè come la cultura di guerra faccia parte di, della cultura fascista allora, eh, piccola così, bignami della cultura fascista. Uno degli aspetti più importanti nell'educazione delle giovani generazioni, che è un'ossessione dei fascisti, perché i giovani rappresentano evidentemente il futuro, quindi un regime che ha l'aspirazione a durare per sempre, deve mobilitare le giovani generazioni. Come lo fa in diversi modi? Uno pi dei più evidenti ed importanti è lo sport, perché lo sport mima la guerra. Perché lo sport aiuta non solo ad imparare a stare in gruppo e quindi un regime che fa dell'antiindividualismo un, un suo pilastro, educa i ragazzi a stare con gli altri. E d'accordo, quindi organizzazione, l'ossessione dell'organizzazione. Ma guerra. Guerra significa competitività, significa corpo, quindi eh, le statue, no? Corpo, quindi fisicità, contro questo italiano liberale che è molle, che è un borghese, che è un pantofolaio, che è un individualista. Guerra, quindi, come che cosa? Come naturale espressione, traduzione di un regime che vuole conquistare il mondo. Allora, se. Il razzismo non è inventato dai fascisti, perché non è che eh, i, quelli che sono andati a conquistare il Sud America, a colonizzare, no, non, insomma, il razzismo e l'antisemitismo precedono di gran lunga i regimi totalitari e quello fascista. Ma certo che, però, ecco, se questo è vero, è anche vero che l'imperialismo è una delle caratteristiche di un regime che, lei giustamente diceva, forse ha bisogno di essere in guerra. Questo è un aspetto importante. Perché ha bisogno di essere in guerra? È quella che Trotsky chiama rivoluzione permanente. Cioè noi non, il regime totalitario non è mai perfetto, non compie mai la sua opera. Perché? Perché se abbiamo detto che è una religione politica e che quindi trasforma le coscienze non può fermarsi mai e certamente ha il delirio del nemico. A volte. A volte Space, eh, il regime totalitario crea il nemico. C'era un film bellissimo su mh, un, un attore che morì qualche ormai diversi anni fa. È un film sulla Germania Est, eh, le vite degli altri, È lui che, che spia no? gli altri. E lì noi effettivamente ci accorgiamo di la creazione del nemico. Perché se perché si crea il nemico? Perché un altro scusate, ehm, Passo di palo in frasca, ma non tanto. Se, se chi voglia studiare per esempio la polizia politica fascista si accorgerà, quanto è vera la cosa che diceva il signore, che i fascisti eh, spiano se stessi, spiano se stessi, cioè spiano altri fascisti. Cioè uno pensa che le spie, gli informatori della polizia politica no? riguardino soltanto gli antifascisti. E questo è senza dubbio vero. Cioè esiste un sistema capillare. Di controllo del dissenso politico. Perché il dissenso è vietato, d'accordo? Quindi l'attenzione all'antifascismo e a possibili nemici espliciti, diciamo così, è evidente. Ma c'è anche, ecco, dicevo, mi veniva in mente dal film sulla Germania Est: c'è anche all'interno del regime fascista un'attenzione ai gerarchi. Si spiano perché? Perché è, una tentativo, è, la, o meglio, è la costruzione di un, che, appunto, di un nemico permanente, stare allerta, non rilassarsi, perché non siamo liberali, perché non siamo borghesi, perché ci percepiamo come rivoluzionari. Questa è un'altra eh, caratteristica un po che fa un po' impressione, noi siamo abituati a pensare al termine rivoluzionario come un termine positivo perché storicamente la rivoluzione è quella francese e quella russa. Allora ciò che eh, come dire, si definisce rivoluzionario ma non rientra in quella tradizione politica, per noi effettivamente non è davvero rivoluzionario. In realtà le cose sono com più complicate perché i fascisti percepiscono se stessi e così si rappresentano come appunto rivoluzionari. Non so se ho risposto in modo un po' confuso, mi scusi, ma... Ovviamente è super a favore, non solo è a, è a favore della guerra, ma descrive un opuscoletto sul Giappone, cioè eh, negli anni di guerra. Parte, lo, lo ricordavo il discorso agli italiani: nel discorso agli italiani del 1943 c'è questo appello alla pace, ma c'è scritto nero su bianco che noi siamo alleati della Germania. Quindi, non, non solo è, come dire, è a favore, ma rivendica le ragioni di un'alleanza politica. Eh, Beh, lui e tanti altri, quindi io ehm, diciamo così: riflessioni critiche sulla seconda guerra mondiale da parte degli intellettuali italiani non ne ho mai trovate. Poi se, se ci sono, non lo so. Sì, buongiorno. Oddio, c'è il professor Menozzi che è casomai... Ho capito che lei non è una storica dell'arte, ma mi piacerebbe sapere qual è la sua impressione per quanto riguarda l'influenza del fascismo sulle arti in quel ventennio, in modo particolare la pittura, la scultura e l'architettura. Lei sa benissimo che per tanto tempo sono state come dire, messe in un cassetto. E, e da un po' di tempo stanno ritornando prepotentemente alla ribalta di tutti, non soltanto del mondo nazionale ma anche internazionale, mi riferisco a movimenti come il futurismo ma anche al ritorno all'ordine e quant'altro. Eh, secondo lei qual è stato proprio il modo con cui il, il partito fascista ha influenzato e in che misura l'ha influenzato? come dire, la creatività degli artisti, se sono stati fortemente condizionati oppure sono riusciti ad avere ugualmente una capacità espressiva che li pone eh, anche su un livello internazionale eh, al primo posto. Grazie. La so, ce l'ho. No, no ero, mi sono preoccupata invece. Um, No, la grazie della domanda perché in realtà è uno dei, eh, degli aspetti più importanti di chi appunto studia la cultura fascista. Un po' l'accennavo la prima. E cioè eh, per lungo tempo, come lei ricordava, si è detto non esiste una cultura fascista. Non c'è. Um, e quindi non esiste un'arte fascista e quindi non esiste una pittura fascista, una scultura, un'architettura, bla bla bla. Um, a sostegno di questa negazione, lo accennavo prima forse troppo velocemente, si, è, si ricordava il fatto che esistono tante correnti diverse che non consentirebbero di individuare, per esempio, un'architettura fascista, per esempio, una pittura fascista, eccetera, eccetera. Esempio: um, Beh, esempio sono tutte le città d'Italia, ma mi, ci, mi viene in mente l'Eur, quartiere romano costruito ad hoc per mostrare che cos'era la Roma dei fascisti, cioè se quello che i fascisti immaginavano dovesse essere la nuova Roma. E lì si dice ci sono stili diversi, no? stili architettonici diversi. Quindi se ci sono stili architettonici diversi, il fascismo che cos'è? Appunto, razionalista, modernista? O neoclassico. Allora io rispondo, cioè risponderei, con le parole di Mario Sironi. Mario Sironi è stato, come noto, uno dei più importanti eh, uh, pittori italiani, decisamente fascista. Allora Sironi scrive, non mi ricordo se è 32 o 33, credo 33. In un manifesto della pittura murale, dice Sironi: non è tanto importante per noi fascisti l'accordo appunto sui canoni estetici. Cioè dire che esiste un'arte fascista, una pittura fascista, non significa che dobbiamo tutti dipingere nello stesso modo. Il punto è che dobbiamo tutti, dice Sironi, tutti chi sono, urbanisti, scultori, pittori, tutti contribuire alla creazione di una città fascista. Questa città fascista sarà il, ehm, il risultato dello sforzo collettivo di una serie, diciamo così, di artisti. Perché? Perché quello che viene sottolineato è che l'arte non può essere, come la cultura in generale, individualistica. Cioè l'intellettuale, l'artista, non è uno che legge, studia e scrive perché gli fa piacere e perché è colto, ma è una cultura al servizio della politica. In che termini concreti? Veicolando i contenuti politici. Quindi per esempio Sironi dipinge ehm, dentro l'Ateneo alla Sapienza di Roma che viene realizzata nel 1935 da Marcello Piacentini, tutte le opere affrescate sono di Sironi e sono chiaramente opere politiche. Quindi l'artista può fare ciò che vuole all'interno di questo progetto collettivo. Eh, come dire, qual è l'obiettivo dell'arte? Qual è l'obiettivo della cultura? Servire la politica. È, è detto molto chiaramente. Servire la politica, quindi partecipare ad uno sforzo collettivo contro l'idea, questo lo scrive anche molto chiaramente Bontempelli sul Novecento: cioè contro l'idea dell'artista separato dal mondo, interessato a diventare, appunto, in fondo, no, lui colto, ad. Uh, esprimere una propria ricerca artistica, stilistica, ecco, no, dicono i fascisti, l'arte è al servizio della politica. Ricordo una cosa, il quantitativo di soldi che il regime eh, elargisce agli artisti, agli intellettuali, è una cosa impressionante, cioè il rapporto intellettuali-regime è un rapporto strettissimo ed è anche un rapporto economico. Ora si dirà perché il regime li controlla, allora in parte perché il regime li controlla, in parte perché loro fanno richieste a. E se uno fa una richiesta ad un regime totalitario, non è che poi scrive quello che gli pare. Allora, noi abbiamo, è stato qualche anno fa, trovato un fondo presso il, Minculpop, il Ministero della Cultura Popolare, con l'elenco delle richieste di finanziamento che vanno da Matilde Serao a tutto il mondo di artisti mh, più o meno noti che chiedono un contributo finanziario. Questi sono contributi segreti, eh, come dire, non noti, non erano ufficiali e passavano tra il Mincul cool Pop, la segreteria particolare del Duce e la polizia politica che controllava. Quindi io ti pago, ti consento di vivere e di fare tutta una serie di cose, però ovviamente ti leggo a me, perché poi tu non è che scrivi quello che vuoi o dipingi quello che vuoi, anche qui eh, il confine è difficile, dipingono tutti Benito Mussolini? Beh, molti, e quelli che non dipingono Benito Mussolini certo non possono dipingere Stalin, cioè è un controllo che si esercita in vari modi, sia impedendo e sia favorendo. Quindi, per rispondere alla domanda, eh, ehm, assolutamente sì, c'è una invasione da parte della politica del mondo culturale. Questo mondo culturale reagisce mobilitandosi e quindi è un rapporto che va da una, eh, eh, come si dice, reciproco. Grazie. E due eh, domande, eh, se, le curiosità sarebbero tante, ma faccio solo un paio di, eh, di domande. La prima, eh, volevo chiedere di spiegare meglio, espandere un po' sul concetto di aspetti funzionali del fascismo che è stato accennato a un certo punto e ero curioso di sapere che cosa, eh, che cosa intende in questo, fermo restando che ha precisato subito che non si tratta in nessun modo di una cessione a... Uh, a, a intenderli come, eh, come, come positivi. E mi chiedevo, ma possono essere due questioni anche del tutto, del tutto slegate, eh, se c'entra qualcosa con il fatto che forse per comprendere il Ventennio è utile anche compararlo, lo abbiamo fatto durante la, eh, la, la conferenza con l'esperienza di altri regimi totalitari, le forme di, la loro forme di organizzazione del consenso e, de, e della politica, ma lo si può fare anche con eh, eh, paesi, contesti eh, contemporanei. Non totalitari e, 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 e democratici. Lo si è fatto, per esempio, nel caso del corporativismo, che ha le sue specificità ovviamente fasciste, ma può essere comparato ad altre, può essere destato dagli storici, eh, comparato ad altre esperienze di organizzazione degli interessi eh, eh, anche in, in regimi de democratici. Penso, per fare solo un esempio, al grande classico di Charles Mayer. 1975, intitolato La Rifondazione de dell'Europa Borghese, in cui si parla di altre forme di organizzazione che lui definiva corporatiste degli interessi, eh, che erodevano la democrazia parlamentare, in questa interpretazione appunto classica, che ha i pregi e i difetti del, del, del classico. E, e in cui lui comparava Italia, eh, eh, Repubblica di Weimar e eh, e Francia, ecco, mh, molte comparazioni possono venire in mente per la cultura, per, per l'economia, ma forse possono fare anche per la cultura. Mi viene in mente uno studio più recente che compara l'immagine dell'uomo nuovo, sportivo, fascista con i eh, di organizzazione del lavoro dei giovani. Eh, nel New Deal, per esempio, ecco. Volevo sapere cosa ne pensa e quanto è utile la comprensione anche in questi termini. qua. non so se funzionalità e comparazioni allora. possono andare insieme. Ma allora inizio dalla collega. seconda. Grazie. No, grazie a lei anche questo è uno dei temi più importanti e anche eh, uno dei temi vorrei dire più ricorrenti, eh, da già ehm, dagli anni 30 si inizia, a, cioè ci si chiede, allora que, eh, come appunto stava dicendo lei, cioè questa esperienza è comparabile ad altre e se sì in che termini? Allora, per esempio si dice appunto il corporativismo. Il corporativismo è una delle esperienze fasciste di maggiore successo nel mondo, forse quella che ha più successo nel mondo, perché appunto come veniva sottolineato, esce fuori dai confini nazionali, diventa modello ed esempio per appunto esperienze molto diverse, alcune simili a quella fascista, altre molto diverse. Um, io Cerco di sintetizzare perché appunto il tema è, è, è ampio, ma io non sono mai stata particolarmente, eh, come avrai immaginato, particolarmente eh, interessata al discorso comparazione e le dico perché. Perché mi viene in mente quanto scriveva Palmiro Togliatti nel 1935 e quanto dicevano per esempio i comunisti la tradizione marxista a proposito del fascismo. Ma non solo loro, prima ho nominato Gobetti. Cioè mi vengono in mente tutti quei tanti che hanno letto il fascismo facendo fatica ad individuarne le specificità. ok? Quindi, per esempio, la tradizione comunista, lo sto dicendo molto rozamente perché la tradizione comunista sono tante cose che cambiano anche al suo interno. E quindi, però, i comunisti dicevano che il fascismo era il braccio armato del capitale, cioè, leggevano il fascismo immaginando, eh, come dire, applicando l'idea ehm, della lotta di classe per appunto per capire quella fase della storia d'Europa e del mondo. Allora, quindi che cosa significa? Che non tutta la lotta di classe diventa fascista, ma che il fascismo non inventa nulla, perché è l'espressione per l'appunto di un conflitto economico. È un esempio. Um, io vengo da una tradizione storiografica che ha cercato di rispondere a questa tendenza e di dire: cerchiamo ciò che non è confrontabile perché è specifico, perché è diverso. Cerchiamo ciò che caratterizza proprio questa cosa. Perché? Perché, e, e continuo io, poi eh, magari non saremo d'accordo, ma voglio dire, va bene lo stesso. Il punto è: perché in fondo, no? Ma perché dobbiamo confrontare le cose? Cioè, o noi pensiamo che queste cose come dire, le confrontiamo per, perché stiamo dando una risposta. Oppure il confronto a cosa serve? Cioè, mi, mi, cerco di spiegarmi meglio, se io penso realmente che questo non è tanto un regime totalitario, è un regime autoritario, è una forma di violenza, di un regime dittatoriale, come altri, come un po' pensava Pasolini cioè io penso che in fondo tutto sommato non ci sia grande differenza tra la democrazia liberale e il fascismo oppure tra il fascismo e Francisco Franco oppure tra Francisco Franco e Codreano eccetera eccetera allora forse sì andrò a cercare elementi comuni a queste diverse esperienze se io invece credo nella specificità di un fatto sono meno interessato a vedere che esiste una come dire <coughs> Scusate. Una similitudine che a me sembra molto superficiale. <coughs> Ci arrivo. Per esempio. <coughs> Beh, questo non mi era capitato finora, però stavo dicendo, per esempio, lei dice il New Deal, no? Sicuramente il New Deal ci racconta l'intervento dello Stato nell'economia. E noi sappiamo che negli anni 30 <coughs> l'intervento dello Stato nell'economia è, è assolutamente diffuso in Europa, nel mondo per rispondere alla crisi del 29. E allora cioè, perché lo diciamo? Ma un conto è quello che accade in un regime democratico parlamentare, un conto è quello che accade in un regime totalitario, che poi ci siano dei vaghi aspetti analoghi, o io penso che sono, sono molto più vicine queste due realtà, e allora li studio, Oppure penso che negli anni 30 in tutto il mondo si dice che lo Stato deve intervenire nell'economia. Ma un conto è quello che succede se salta il pluralismo politico e la libertà d'espressione. Un conto è quello che accade... No? Non so se mi sono spiegata perché con la tosse in mezzo... No, cioè allora cerco di essere io più chiara. La comparazione a quale domanda risponde? Perché se la comparazione risponde alla domanda ma non è che per caso il regime fascista e altre cose che cadono coeve si assomigliano? Allora io dico no. Secondo me non si assomigliano, sono profondamente diverse e quindi la comparazione e la presenza di aspetti analoghi è per me eh, estemporanea, formale. Se la comparazione risponde, eh, appunto in questo senso chiedo a cosa... Eh, a quale domanda, a quale... Vabbè, buonanotte. <coughs> Scusi, ma la prima domanda qual era però? Funzione. Ah, funzionale. Eh. Funzionale significa, almeno così l'ho inteso, funzionale agli scopi che ha dichiarato di avere. Allora, quando qui si dice i treni arrivavano in orario. Noi vogliamo veramente, non so dove appunto vogliamo arrivare. Ecco, siamo arrivati a dire che i treni arrivavano in orario. L'unica cosa che mi viene in mente è Troisi, in, scusate il ritardo, che dice allora la prossima volta a il capo del governo ci mettiamo un capostazione. Perché? Perché certo che arrivano in orario i treni, non c'è libertà di stampa, non c'è libertà di espressione, non esistono i sindacati fai pure arrivare in ritardo i treni. Certo, il regime totalitario funziona molto meglio della società, diciamo così, democratica e pluralista. Questo è proprio fuori discussione, quindi funzionale non voleva dire... Buongiorno, volevo chiedere eh, le origini, appunto, le motivazioni che poi mh, sono alla base della nascita de, del fascismo. Da dove nasce questo sentimento antiliberale? Cioè, mh, ecco, le, le basi culturali, filosofiche della de, motivazione per cui si è contro eh, lo Stato attuale, lo Stato prefascista, insomma. Grazie. si è rifiutato di accettare... eccolo, sì, sì. Io um, da dove nasce, in realtà non so di rispondere a da dove nasce, posso dirle quali sono le cause scatenanti, i momenti nei quali è più evidente tutto questo. Intanto il dibattito sui limiti della democrazia parlamentare è un dibattito che nasce molto prima in Europa, che non riguarda soltanto l'Italia e che riguarda... Filosofi ma anche giuristi che riflettono appunto sul funzionamento dello, diciamo così dello Stato liberale. E quindi stiamo parlando di un dibattito che inizia negli ultimi vent'anni dell'Ottocento e che non necessariamente diventa il fascismo. Cioè la riflessione sui limiti della democrazia eh, all'epoca non si chiama democrazia parlamentare, ma comunque la riflessione su tutto questo non è necessariamente un regime totalitario. Uno. Due, credo che eh, un una ruolo fondamentale l'abbia svolto, l'abbiamo un po' prima accennato, dalla Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è un'esperienza collettiva di morte di massa. Eh, non è forse un caso che prima della guerra mondiale noi abbiamo dei regimi democratici, più o meno? Anche se qui sto usando le parole in modo un po' disinvolto, perché non stiamo parlando dei regimi democratici degli anni recenti, diciamo. E, e però la cartina d'Europa dopo la prima guerra mondiale e le politiche svolte all'interno dei paesi europei beh, sono completamente diversi dopo. Cioè, il mondo post prima guerra mondiale è un'altra cosa. E se, se pensiamo appunto all'Europa degli anni 20 e 30. E guardiamo quali, quali sono i paesi che rimangono in qualche modo dei paesi a, che difendono il pluralismo in europa inghilterra fine allora che, che cosa dico che cosa sto cercando di dire forse che lei dice ma perché non difendono diciamo così perché non difendono i principi appunto dell'italia liberale un po perché pensano che la nazionalizzazione delle masse di cui parlava il professor Menozzi, operata dai liberali, sia fallita. Pensano che l'Italia giulittiana sia un fallimento totale, giudicano in termini estremamente critici, negativi, pensi ai tanti intellettuali di inizio Novecento, Papini, Prezzolini, La Voce, tutto questo mondo è fortemente anti-giulittiano. Eh, quindi immaginano un'altra nazione, un'altra realtà. E, um, e forse, la domanda, è perché, forse la, la domanda non è perché, come nasce questo antiliberalismo, forse il fatto è che um, i liberali vengono percepiti come profondamente inadeguati a costruire una nazione moderna, risponderei così. E questo senso di inadeguatezza vale sia nel dibattito sul parlamentarismo, eccetera, eccetera, e sia più in generale su che cosa significa costruire una nazione moderna. Non so se siamo d'accordo. Sì. Si sente? Grazie mille. Io le, le volevo chiedere, occupandomi più di, di storia economica, diciamo, eh, se nella... Um, Diciamo, nello scegliere un personaggio come gentile, eh, come simbolo, eh, diciamo come, come esempio che eh, trovo ov 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 ovviamente corretto, quanto perdiamo di tutto il mondo che noi diciamo, tradizionalmente gen diciamo, gentilianamente escludiamo dalla cultura, ma che invece, come dire, per quel poco che ne so io, aderisce, cioè, si rientra perfettamente o comunque magari con differenze in modo simile. Quando si parla appunto di cultura intellettuale, fascismo e modernità, io penso a Corrado Gini, c'è cioè Enrico Serpieri. Ci cioè sono tutte, diciamo, ci sono gli economisti stessi che come dire nel modello della scuola non rientrano, ma che col proprio col primo fascismo assumono un ruolo, eh, erano già lì a Pantaleoni, Pareto, ma eh, assumono un ruolo anche nel dibattito pubblico. Penso anche alla creazione del CNR. E quindi la che risponde a un modo di nazionalizzazione degli scienziati italiani nella prima guerra mondiale. Quindi diciamo quanto si può espandere eh, questo ragionamento appunto non solo alle a quello che appunto noi eh, identifichiamo con la cultura, quindi le riviste culturali, l'arte, ma proprio a tutto il mondo, diciamo senza arrivare agli ingegneri, ecco, ma che anche loro hanno questi processi, ma anche appunto a questi aspetti che magari anche nella rappresentazione che Gentile stesso dava, Immagino si oscurassero un po', ma eh, oppure, semplicemente è pregiudizio mio. Ecco, mi, mi chiedevo quanto possiamo Credo dire. Credo che sia un questo. po' un pregiudizio suo, mi scusi se glielo dico. No. Ma non è né mio e né di Giovanni Gentile, perché eh, è assolutamente e, e non è o-o. Oh -oh. no, io, per quello che vale, mi sono occupata nel libro sulla cultura fascista che veniva ricordato degli scienziati, quindi di razza, di scienziati di Nicola Pende, di Gini e, e compagnia Bella. Ma lo stesso Gentile, che è ben più importante di noi, è Gentile è uno dei, dei maggiori sostenitori dell'importanza della scienza nella costruzione del regime. Questa idea che siccome Gentile è amico di croce e allora la scienza è in secondo piano, la, non so che, cioè è molto diffusa, ma è totalmente destituita di fondamento. La scienza durante il regime fascista, come è noto, la scienza, lei giustamente sottolineava il ruolo degli economisti, ha un ruolo enorme per, innanzitutto per la quantità di soldi, sarò un po' benale, torno su questi aspetti che non sono secondari, per la quantità di finanziamenti che riceve dai ragazzi di Via Panisperna a tutto il ruolo della fisica in Italia e nel mondo, fisica fascista in Italia e nel mondo. Um, è vero che Gentile è, um, come dire, è accusato di avere costruito il liceo classico nel quale la matematica, la fisica e le scienze hanno un ruolo, eccetera, eccetera, eccetera. Um, se volete vi dico, ma non, non vorrei sviare la domanda. Il punto è che io sono assolutamente d'accordo sul fatto che la mobilitazione degli intellettuali, quando si dice intellettuali, non è che noi dobbiamo pensare soltanto ai pittori. Mobilitazione degli intellettuali vuol dire a larghissimo raggio, giustamente sottolineava il CNR, ma possiamo fare milioni di esempi. A parte il fatto che la scuola di studi, di studi corporativi che nasce qui è, eh, è una costola, diciamo così, di gentili. Cioè, no? eh, quindi non è tanto gentile i mh, gentili e gentiliani contro altri. Sì, poi esistono dibattiti, scontri, eccetera, ma la mobilitazione è eh, democratica da questo punto di vista, cioè totale, ecco. Ma lei parlava della... Sicuramente la, la Grande Guerra è stata la catastrofe dalla quale sono nati tutti questi movimenti che sono stati anche modernisti, perché sono stati movimenti che hanno rinnovato al fondo la, la società in un senso o nell'altro. Eh, non è, penso forse un caso, ma mi interesserebbe sentire la sua opinione, il fatto che... Queste tre rivoluzioni sono nate in tre paesi, tutti e tre sconfitti. È nata nella Russia, è nata nell nella, nella Germania, dopo, ma nell'Italia, che tutto sommato si considerava sconfitta dalla pace. Perché il, il mito della eh, pace tradita, della vittoria tradita, eccetera, cioè l'Italia è un paese l'opinione pubblica, o perlomeno l'opinione pubblica che contava, ha considerato il risultato della guerra, a, in sostanza per dirla in parole povere, una fregatura rispetto a quello che era stata la promessa e quello che era stato lo sforzo e il sacrificio. Quindi sicuramente la Grande Guerra è stata la, la, la madre di, di tutte queste... Eh, quindi la Trincerocrazia, in qualche modo, in tutti questi Paesi, l'abitudine al collettivismo della trincea, della guerra, a quella che era anche a un sistema di comando, di, di eh, unicità di comando, di, di sistema assolutamente non democratico che si era eh, radicato. Eh, no, credo che la maggior parte dei eh, gerarchi per usare un termine del, del partito, ma non solo eh, fascisti italiani, ma eh, tedeschi in particolare, tutti nazisti, e meno in Russia, perché eh, in Russia la rivoluzione aveva avuto una, una forma un po' diversa, sono tutti ex eh, combattenti, spesso eh, combattenti, ex combattenti decorati e volontari. Quindi questo è un aspetto che credo si sia riflesso in tutti e tre i, i movimenti, questa considerazione del fallimento della, della cultura liberale, dell'organizzazione dell liberale che, come lei diceva, in, in modi diversi e in misure diverse, prima della Grande Guerra, eh, in qualche modo aveva eh, permeato tutta l'Europa, anche senza fare distinzioni fra quello che poteva essere la Germania gubermina o l'impero asburgico rispetto all'Inghilterra o la Francia, ma una certa forma. E in definitiva anche questa necessità e questa volontà di trovare una nuova religione, una nuova, quello che un po' è stato definito il, il baldacchino sacro, insomma, no? di, di un, un modo da, di dare un nuovo orizzonte. Questo mi sembra molto importante e mi, mi interesserebbe sentire qualche parola in più. Un'altra cosa curiosa in questi tre movimenti e che forse non è tanto curiosa se si pensa a che cosa rappresentava il socialismo e la paura del socialismo prima della prima guerra mondiale, il, la rivoluzione russa viene da un partito socialdemocratico, chiamiamolo poi bolscevico o quello che sia. E la rivoluzione nazista si chiama nazionalsocialista, il fascismo è mosso da un ex dirigente del partito socialista e direttore dell'Avanti. Sono due aspetti abbastanza curiosi. No. No, non è una, sembra un po' una battuta, sembrava chiudere che è colpa dei socialisti, no, no anche perché, sì, no, no, era una, io sto, giocavo, ecco, per, volevo un po' difendere i socialisti che se la vedono malissimo poi da lì in poi, quindi magari, anzi, sicuramente delle responsabilità, io direi che hanno più la responsabilità nel caso italiano di non aver capito cosa accadeva e quindi di fatto se noi andiamo a studiarci l'antifascismo già dalle origini eh, per tutti i, i 22 anni di fascismo noi troviamo l'incapacità degli antifascisti di fare fronte comune no? tra popolari, socialisti. I socialisti sono sette partiti. Eh, eh, quindi è un po' complicato combattere contro un regime totalitario quando si è così divisi. Um, allora eh, mi sembra, su questo io forse so meno, cioè mi sembra che lei abbia eh, sottolineato degli aspetti appunto comuni a proposito di comparazione. No? Io faccio un po' fatica, nel senso che sono assolutamente d'accordo sull'importanza della prima guerra mondiale come madre diciamo, di questa nuova fase e di no, questa nuova stagione. Ed è evidente che la prima guerra mondiale rappresenta una cesura. Eh, ehm, Credo appunto più per l'esperienza di, di cui si parlava prima, la morte di massa, lei eh, ricordava il cameratismo, questa esperienza, la trincerocrazia, però se questo è vero e siamo tutti d'accordo, mi chiedo, ma veramente è un pensiero ad alta voce più che una risposta, no? Beh, allora la Francia, anche in Francia, eh, anzi la trincea, eh, la, no? il conflitto franco-tedesco è il cuore della prima guerra mondiale. Eppure la Francia di fatto viene invasa, poi abbiamo la Repubblica di Vichy, cioè ripeto, quale democrazia tiene alla prova della Prima Guerra Mondiale? L'Inghilterra, ma non tutti hanno dei regimi paragonabili. Cioè non, 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 le, le, la, la caratteristica, la specificità di quello che succede in Italia e poi in Germania, io credo in, da questo punto di vista sia più rilevante, però non, forse non so darle una risposta. Allora, il regime nazionalsocialista arriva dieci anni dopo, undici anni dopo. Quindi possiamo leggerlo certamente come figlio della prima guerra mondiale, ma più che altro per le conseguenze che determina per la crisi della Repubblica di Weimar. La, la Spagna come, dove la dobbiamo collocare? Cioè, insomma, questa crisi delle democrazie, diciamo così, che attraversa l'Europa tra le due guerre, forse non è appunto... Forse facciamo fatica ad individuare una o due cause che la determinino, tipo appunto la prima guerra mondiale, perché forse va letta nelle singole specificità. Dopodiché è ovvio che esiste un contesto, che questi paesi non vengono da Marte e che quindi la prima guerra mondiale è certamente l'evento scatenante. Um, lei stava dicendo, però, ho perso un pezzo della, della prima parte della domanda: um, guerra mondiale. Uh, No. Ah, ecco, no, questo volevo dirle. Infatti, vittoria mutilata. Però eh, l'Italia, no, appunto, non perde la prima guerra mondiale. È vero che la diffusione nelle opinioni l'opinione nell pubblica si diffonde da Nunzio in testa ed altri questa idea, appunto, di vittoria mutilata. Ed è certamente vero che i fascisti su questo si accodano in qualche modo, però. I fascisti prendono il potere non sulla vittoria mutilata, cioè i fascisti prendono il potere perché Mussolini da un lato tratta con le forze politiche ingannando una volta Nitti, una volta quello, una volta Facta, una volta quello, una volta quell'altro e agitando l'ipotesi, ehm, non tanto ipotesi quanto ipotesi concreta, di fatto di un colpo di Stato. Quindi, che, perché eh, sto dicendo questo, non è tanto il fatto che abbiamo perso la guerra e quindi dobbiamo in qualche modo riprenderci cose che ci hanno tolto. Io ci vedo il contrario, e cioè noi che abbiamo fatto la guerra siamo i veri artefici della rivoluzione italiana. La rivoluzione italiana iniziata nelle trincee deve proseguire e quindi noi siamo i veri esponenti, gli unici esponenti di una classe dirigente che deve cambiare il paese perché quella di prima è inadeguata. Quindi la polemica durissima contro i liberali e contro i socialisti che erano neutralisti durante il conflitto. La guerra, come esperienza che fonda eh, una, appunto, una nuova fase. E quindi, se è così, ma veramente un pensiero ad alta voce, mi chiedo la ragione per la quale in Unione Sovietica, in Germania e in Italia si, sta, si stabilizzano dei regimi totalitari può essere una. Quindi ho qualche dubbio perché, come sappiamo, poi la storia tedesca e la storia sovietica sono completamente diverse. Lì c'è una guerra civile. Quindi mi rendo conto di non avere risposto in modo come dire, preciso: perché, perché il tema, non, così, ho esplicitato dei pensieri più che elaborato una risposta. Se, ah no, c'è ancora una domanda, la signora. Sì, le volevo chiedere per ritornare a quello che diceva proprio all'inizio, alle varie diciamo, letture del fascismo. Lei ha citato Gobetti. Ecco, cosa ne pensa però dell'interpretazione del fascismo del partito d'azione? Cioè, quella come un veleno che è sempre in agguato, e quindi il fascismo non, pass non è passato e non passerà, forse se non. Eh, eh, quello che appunto dicevo è che no. Per, non ne penso bene, perché penso che. <coughs> L'interpretazione del Partito d'Azione, lo dico perché non tutti eh, sono, sanno tutto, eh, quindi ehm, l'interpretazione del Partito d'Azione è molto legata, è molto, ehm, sì, molto legata all'interpretazione prima ancora di Giustizia e Libertà, quindi movimento antifascista eh, che fra i suoi padri fondatori, teorici almeno così, ha Salvemini ma anche gobetti e ovviamente poi fratelli Rosselli, eccetera. allora questa idea di un fascismo che diventa una specie di eh, tratto caratterizzante, quello che cercavo di dire all'inizio della chiacchierata, eh, a mio parere non spiega, non è, su, non, non è convincente perché il regime fascista è un regime che ha un inizio e una fine. Io non credo nell'esistenza di un fascismo metastorico, una specie appunto di ur-fascismo come scrive Umberto Eco, e non ci credo perché penso che il fascismo non sia un carattere degli italiani, perché credo che dire questo significhi fare un po' dell'intellettualismo moralistico, cioè, il, come dire, è un tratto, è un, è un modo di essere. No, il fascismo è un partito politico, un movimento, un regime, cioè ha dei contorni definiti. Eh, credo che questo sia un modo sia per conoscere e comprendere la realtà storica, ma anche per, um, come dire... Se la mettiamo sul, sul piano civile per, eh, per esprimere una cultura realmente antifascista, occorre conoscere chi è l'oggetto del nostro studio, l'oggetto della, della nostra polemica e della nostra critica. Quindi non ci credo storiograficamente e penso che sia anche inefficace politicamente. Bene, credo che abbiamo materia di ampia riflessione eh, su, su questo, <ride> eh, eh, non solo appunto sul rapporto storia e presente, ma anche su un giudizio eh, effettivo col presente. Naturalmente mi permetto solo di aggiungere che ehm, tenere ben distinta la specificità eh, del, del fascismo implica anche che poi fare i conti con il fascismo significa fare i conti con quelle specificità. Ecco, e questo vi pare che vada tenuto ben presente perché forse poi nel dibattito di oggi eh, tutto questo invece così come non si tengono conto delle specificità non si fa effettivamente poi i conti con quella, con, quella, con quella realtà. Ecco, direi che ehm, ringraziamo davvero moltissimo la professoressa Tarquini. E credo che possiamo darci appuntamento fra 15, fra 15 giorni, eh, il 5 febbraio. Eh, eh, questa volta toccherà poi a me, quindi. <ride> Bene, grazie molte e buona domenica.